Stamattina siamo riscesi in piazza nella giornata mondiale dei diritti dello studente, ovvero il 17 novembre, con la volontà di andare a bloccare ancora una volta quelli che sono i nodi nevralgici all'interno della nostra città, consapevoli del fatto che la caduta di Berlusconi, sì, può essere un passaggio vincente, ma è soltanto la prima tappa da attraversare. Ci troviamo in una situazione per cui adesso l'Italia è governata dal mandato della Banca Centrale Europea e questo potrà portare soltanto ulteriori tagli, ulteriori finanziarie, ulteriori debiti accumulati che dovremo pagare noi come al solito sulle nostre spalle, noi studenti e le nostre famiglie. Di migliaia di studenti assista a quelle scene di là, vede i propri genitori andare dalle forze dell'ordine a gridargli vergogna a tentare di spiegargli una cosa elementare come un ragazzino di 16 anni non va picchiato solo perché tenta di occupare simbolicamente una banca. È ovvio che la rabbia cresce e che in questo tipo di situazioni di qua diviene difficile andare a controllare individualmente le reazioni di ognuno. Ciò non toglie che comunque noi abbiamo proseguito il corteo perché volevamo proseguire il corteo e continuare con le nostre iniziative. Abbiamo avuto la capacità, per fortuna, di difenderci, perché sennò sarebbe stato proprio un massacro vero e proprio. E adesso continuiamo con queste scene pietose di qua. E va bene, dai, non va bene quello che hanno fatto loro, va bene che per fortuna il corteo sia rimasto compatto.